Allora, ben trovati tutti. Io vi devo dire come prima cosa che sono molto contenta che questo incontro si faccia ad Ortona, quindi qualche volta cerchiamo di creare questa unità maggiore, no? Tra Ortona e Lanciano, e quindi diciamo subito un grazie al parroco che ci ospita, che ha dato questa disponibilità. E siamo al secondo incontro di questo percorso diocesano, un percorso che abbiamo anche voluto fortemente condiviso da tutti gli uffici, come sapete. Questa sera l'incontro lo terrà Don Emanuele, che non ha bisogno di presentazione, perché ho detto: quali sono i tuoi titoli? Parroco, il nostro parroco, e soprattutto è anche il responsabile dell'ufficio catechistico. Quindi, come vedete, abbiamo qui i due uffici, catechistico e pastorale scolastica, che collaborano. Poi nelle altre sere ci saranno altri uffici, e questo proprio come segno di sinodalità di questo cammino diocesano. Io non prendo altro tempo, perché il tempo va lasciato alla parola, e la parola di questa sera sarà sui libri sapienziali, quindi immagino che Don Emanuele ci guiderà in maniera altrettanto sapienziale. E dopo la ricchezza dell'incontro precedente con Don Gianni Carrozza, vedete, questi primi due incontri sono di tema biblico. Poi avremo altri due incontri biblici a gennaio e altri incontri che avete secondo il programma. Allora, a Don Emanuele, così iniziamo subito il nostro lavoro. Va bene, anch'io ringrazio la parrocchia che ci ospita questa sera, Santa Maria delle Grazie, e vi porto anche i saluti e la benedizione del Vescovo, che mi ha chiesto proprio poco fa proprio di rivolgere il suo saluto. Ovviamente, come sapete, ieri c'è stato il funerale del papà del Vescovo, e è già tornato a Lanciano, ma ovviamente questa sera, ecco, non si sentiva di partecipare, però mi ha chiesto di portare il suo saluto a tutti voi, e mi ha dato anche un avviso da dare, così lo do subito. Il 1° dicembre alle ore 18 nella chiesa di San Tommaso sarà celebrata una messa in suffragio per il suo papà. Il 2 dicembre alle ore 18 sarà celebrata un'altra messa nella cattedrale di Lanciano. Ecco, poi c'era anche un'altra cosa da dire. Sì, il 1° dicembre alle ore 21 recupererà l'incontro di Lezio Divina, che non ha potuto fare mercoledì scorso. Quindi sono questi tre avvisi, poi comunque li ricorderemo in futuro. Ecco, come diceva Franca, questa sera il tema sono i libri sapienziali, perché in questi libri della Bibbia, questa parte anche cospicua dell'Antico Testamento, c'è una grande presenza del creato, che è un po' il tema di questo percorso. E allora voglio partire collegandomi anche a quello che diceva Don Gianni la scorsa volta, e partendo proprio dall'enciclica di Papa Francesco, in cui il Papa dice qualcosa, si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà nell'enciclica Laudato Si, ma dice qualcosa di speciale anche a noi cristiani, ovviamente. E vi voglio leggere un punto che può essere un po' considerata per noi la fonte di ispirazione che ha dato il via a questo percorso, che, come sapete, si chiama Saldi nella fede per la cura della casa comune. Allora, dice Papa Francesco, nel numero 64 della Laudato Si: anche se questa enciclica si apre a un dialogo con tutti per cercare insieme cammini di liberazione, voglio mostrare fin dall'inizio come le convinzioni di fede offrano ai cristiani, e in parte anche ad altri credenti, motivazioni alte per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili.
Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura dell'ambiente del quale sono parte, i cristiani in particolare avvertono che i loro compiti all'interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura e del creatore sono parte della loro fede. Pertanto è un bene per l'umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni. Ecco, quindi, ripeto questa frase che mi ha molto colpito a suo tempo e che abbiamo condiviso tra di noi mentre abbiamo programmato questo percorso. Dice Papa Francesco che i doveri e i compiti dei cristiani nei confronti della natura e del creatore sono parte della nostra fede. Ecco, non è qualcosa in più. Per noi cristiani ci sono delle motivazioni più profonde, perché nel creato riconosciamo i segni dell'amore del creatore. Il creato ci rimanda al creatore, ci fa pensare al creatore. E sono davvero tanti i motivi che la Bibbia porta per sostenere proprio questa tesi. E Papa Francesco aggiunge anche delle considerazioni molto belle, anche che ci possono servire anche a livello personale. Voglio leggere un passaggio nel punto 84. Dice così: ogni creatura ha una funzione, nessuna è superflua. Tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. La storia della propria amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale. Ognuno di noi conserva nella memoria alcuni luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. Ecco, pensando anche alla nostra storia personale, ognuno di noi conserva dei ricordi, magari anche a partire dalla propria infanzia, dalla propria giovinezza, in cui alcuni momenti vissuti, ecco, magari proprio in alcuni paesaggi belli, pensando al nostro Abruzzo, tutti noi abbiamo sicuramente nella memoria tanti momenti belli vissuti tra le montagne, il mare e i paesaggi che ci invidiano tutti. Ecco, quindi, e questo entra nella nostra storia personale con Dio, deve entrarci. Ecco, e la nostra storia con Dio si sviluppa in alcuni luoghi in cui noi riconosciamo più forte il suo amore per noi. Lui dice proprio una carezza di Dio. Ecco, la bellezza dei paesaggi naturali tante volte ci fa sentire questa carezza del Signore. Giovanni Paolo II, un'espressione bellissima che cita anche Papa Francesco, ve la leggo e poi passiamo alla Bibbia. Diceva così Giovanni Paolo II nel 1990 in una catechesi: Dio ha scritto un libro stupendo, le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti nell'universo. Ecco, il libro della creazione, le cui lettere sono tutte le creature presenti nell'universo, e per cui per il credente contemplare il creato è ascoltare un messaggio, udire una voce paradossale e silenziosa. Ecco, contemplare il creato significa udire una voce silenziosa con cui Dio ci parla del suo amore. Ecco, questi testi del Magistero, sia di Giovanni Paolo II, di Papa Francesco, ma ce ne sono veramente anche tanti altri che Papa Francesco riporta, anche delle citazioni di altri vescovi o dei concili o dei sinodi che hanno parlato di questa tematica, in modo particolare nel capitolo 2, che è intitolato Il Vangelo della creazione. Ecco, i libri sapienziali sono la parte un po' della Bibbia che parla di più di questo argomento. La volta scorsa Don Gianni ci ha detto che anche nella Genesi, pur essendo all'interno del Pentateuco, che è la prima parte della Bibbia, non fa parte proprio dei libri sapienziali che si trovano al centro, però quei racconti, la creazione del mondo, la creazione dell'uomo e della donna e anche del peccato,
appartengono a una tradizione sapienziale. Ecco, che cosa significa? E poi quali sono questi libri? Che cosa hanno di particolare? Questi libri hanno una grande ricchezza teologica sul creato. E sono quelli che, insomma, conosciamo, il libro dei Proverbi, il libro di Giobbe, il Coelet, il Siracide, il libro della Sapienza. Ci sono anche, possiamo dire, il Cantico dei Cantici, anche se non è propriamente un libro sapienziale, però ha questa impostazione, e anche il libro dei Salmi. Anche in altre parti della Bibbia ci sono, ecco, questi atteggiamenti tipici dei sapienti, dei saggi. Che cosa hanno di particolare? Osservano la realtà, ne fanno un'esperienza personale e a partire da questa esperienza riflettono e con una profondità di fede offrono agli altri il frutto della loro riflessione. A differenza dei libri, per esempio, dei profeti, dove c'è Dio che parla direttamente al profeta e il profeta riferisce al popolo, nei libri sapienziali la voce di Dio è silenziosa, sembra che Dio sia quasi muto, cioè non viene citato esplicitamente molto spesso nei libri sapienziali, però al suo posto c'è l'esperienza, la vita quotidiana o il creato. Sembra che Dio parli attraverso alcuni suoi delegati, però è una voce altrettanto importante che i saggi di Israele, a partire insomma dall'ottavo, nono secolo avanti Cristo, hanno iniziato anche a tradurre in una forma letteraria, con i proverbi, con delle poesie, con degli inni, che dobbiamo anche conoscere perché sono una componente importante dell'Antico Testamento. Ecco, quindi, dicevo, i saggi riflettono sulla vita, sulla loro vita quotidiana, sulle loro esperienze, e parlano, ecco, offrono gratuitamente, specialmente ai giovani, loro si rivolgono in modo privilegiato ai giovani, chiamandoli figli. Figli, ascoltate questa istruzione, prestate l'orecchio al consiglio dei saggi. Vogliono formare i giovani, ecco, hanno uno scopo formativo questi libri, formare ad una vita adulta, e anche attraverso delle formule cercano di dare una forma alle loro esperienze di vita per indicare la via del bene e indicare anche dove sono i pericoli da evitare, ecco, guardando la loro storia, la loro esperienza personale. E la cosa più bella, più importante anche da questo punto di vista, è che loro hanno una grande fiducia che il mondo creato da Dio abbia un ordine, abbia delle regole che si possono conoscere e che loro cercano di decifrare. Questo è un atteggiamento, possiamo dire, in un certo senso anche scientifico o prescientifico, cioè l'uomo riconosce nel creato un'armonia, un ordine razionale, anche che l'uomo è capace di comprendere e si sforza di conoscere. È un atteggiamento che stimola la ricerca, lo studio, la conoscenza, e potremmo dire anche che questo atteggiamento, che nella Bibbia è molto presente, è stato anche un po' per i cristiani, sia per gli ebrei che per i cristiani, lo stimolo ad un approfondimento della scienza, ad un accrescere il sapere, le conoscenze, perché è l'atteggiamento tipico proprio dei saggi. E si interrogano, osservano i fenomeni, li classificano, cercano di trovare delle regole da poter trasmettere agli altri. C'è questo atteggiamento di fondo, che è una grande fiducia in Dio che ha posto nel mondo delle regole. Ci sono delle leggi da poter conoscere. Allora loro si sforzano in tutti i modi di comprendere la vita, di comprendere ciò che c'è, il segreto dell'esistenza. E anche si pongono le domande più importanti, anche quelle più dure. Perché il giusto soffre?
perché c'è la morte, perché la morte interrompe tutto e getta un'ombra su tutta la vita. Si interrogano sulle relazioni di amicizia, come viverle in modo sano. Ecco, tutte le domande che l'uomo da sempre si porta dentro. E riconoscono anche nel creato, proprio nella bellezza del creato, tante lezioni da accogliere, da prendere, insomma. È come se Dio parla, ecco, attraverso le sue creature. E davvero hanno questa fiducia. E c'è una continua dialettica, è bello perché si vede questo, perché c'è nei libri sapienziali, dicevo, dal libro dei Proverbi, il libro di Giobbe, il libro del Siracide, il Coelet, la Sapienza, c'è un percorso, una crescita, da una forma più arcaica, più antica della Sapienza, ecco, ponendosi nuove domande nel confronto con la vita. La rivelazione progredisce, così arriva fino al libro della Sapienza, che è stato scritto pochi decenni prima della nascita di Gesù, e dove si vede che c'è stato una grande crescita, un grande percorso che la rivelazione biblica ha compiuto. Ecco, allora voglio questa sera insieme a voi almeno presentarvi alcuni di questi testi. Ecco, questa breve introduzione, però adesso vorrei entrare un po' anche nella lettura di alcuni brani, altri magari ve li assegno per una vostra lettura più personale. Ecco, dicevo, innanzitutto vorrei iniziare dal libro di Giobbe. Il libro di Giobbe affronta un tema, che è quello della sofferenza del giusto, l'uomo che Giobbe, che viveva una situazione idilliaca, perché era un uomo ricco, aveva figli, aveva tutto, era anche un uomo pio, integro, viene presentato così nella Bibbia, viveva, come diceva Don Gianni, le relazioni nella piena armonia con Dio, con gli altri e anche con il creato, viveva una situazione, potremmo dire, quasi ideale, perfetta. Eppure lui si ammala, dopo aver perso tutti i figli, perde tutte le sue ricchezze, si ammala, e è ormai vicino alla morte, e intorno a sé non ha più nessuno, se non degli amici, che gli pongono quasi delle accuse, gli dicono: ma è colpa tua, perché soffri, se fossi così giusto non soffriresti. E lui dice: non è colpa mia. Una obiezione che magari ciascuno di noi potrebbe fare in alcuni momenti della sua vita, e dire: ma perché mi è successo questo? No? La domanda dell'uomo: perché? Perché c'è il dolore? No? E davanti a questa domanda, a questa situazione così forte, nessuno ha una risposta. Ecco, allora lui si interroga: dov'è la sapienza? Che cosa mi dice Dio dov'è in questo momento di dolore? Allora, il libro di Giobbe porta ad un punto, questo lungo dialogo molto bello, poetico e teologico, porta innanzitutto ad un punto veramente di ricerca. Giobbe dice, capitolo 28 del libro di Giobbe, leggo soltanto alcuni versetti: l'argento ha le sue miniere, l'oro ha un luogo dove si raffina, il ferro lo si estrae dal suolo, il rame si libera fondendo le rocce, l'uomo fruga fino all'estremo limite, fino alle rocce nel buio più profondo, in luoghi remoti scava gallerie, eccetera eccetera. Ma la sapienza, dice a un certo punto, da dove si estrae? E dov'è il luogo dell'intelligenza? L'uomo non ne conosce la via. Essa non si trova sulla terra dei viventi. L'oceano dice: non è in me. E il mare dice: neppure presso di me. Ecco, sembra che il mare e l'oceano parlano. Dicono: qui non c'è la sapienza. L'uomo
capace di estrarre i metalli nel profondo della terra, di trovare i metalli preziosi, ma la cosa più preziosa, cioè la sapienza, non sa dove trovarla. Ecco, nel momento più difficile della vita, quando l'uomo vorrebbe delle risposte, dice adesso non so dove trovare una risposta. Ecco. E si interroga guardando anche, ecco, il creato. A un certo punto dice, solo la morte ne ha sentito parlare. Noi ne abbiamo udito la sua voce. Come a dire che di fronte al mistero della morte, in qualche modo c'è un legame con la sapienza. Come a dire, quando l'uomo si pone davvero seriamente di fronte alla morte, alla propria morte, in qualche modo si pone questa domanda così grande, c'è un inizio, si comincia a intravedere, a sentire la sua voce, la sua fama. Come a dire, l'uomo deve riflettere sulla sua condizione mortale, deve riconoscere i suoi limiti. Ecco il messaggio di questo testo, Giobbe 28. Dice, davanti al mistero della morte l'uomo riconosce i suoi limiti e comincia ad aprirsi a questo discorso della sapienza. Come a dire, è indispensabile fare i conti con questa verità dell'uomo, che l'uomo è un essere mortale. Ma ovviamente Giobbe non si accontenta di questo, i dialoghi continuano. A un certo punto, colpo di scena, Dio risponde. Dio risponde a Giobbe nel capitolo 38, ed è una risposta davvero bella, lunga. Dio dice a Giobbe, risponde, e lo porta ad uscire un po' fuori dal suo dolore, da se stesso, dalle sue domande così, così pressanti. E dice, tu che mi hai sfidato, ecco, io guarda il creato, guarda le grandi cose che io ho fatto, tu conosci questi misteri? E Dio gli fa delle risponde a Giobbe facendogli delle domande. Nel capitolo 38 dice, dove eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dimmelo, se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni? Chi ha teso la corda per poterlo misurare? Dove sono fissate le sue basi mentre gioivano in coro le stelle del mattino? Chi ha chiuso tra due porte il mare quando usciva impetuoso dal seno materno? Quando io lo rivestivo di nubi, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo il chiavistello e due porte dicendo fin qui giungerai e non oltre, qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. E continua così con delle bellissime immagini proprio della natura. E, ecco, Dio dice a Giobbe, sono tantissime le cose che tu non puoi comprendere e che conosco soltanto io. E l'uomo, davanti ai tanti misteri dell'universo, quelli che lo circondano, riconosce che lui è solo uno dei tanti misteri che non può conoscere. E Giobbe a un certo punto riconosce, ecco, la sua piccolezza davanti alla grandezza di Dio e ai tanti misteri che lo circondano. Anche questa non è una risposta esauriente, quella che si trova nel libro di Giobbe. Però Giobbe a un certo punto dice, ora io ti conosco. Prima soltanto per sentito dire, ora i miei occhi ti hanno visto. Ma Giobbe non ha visto Dio, ma lo ha visto nelle sue opere, nella grandezza delle sue opere. Ecco, allora un messaggio anche per noi: contemplare la grandezza del creato, la bellezza, i suoi misteri, è qualcosa che ci fa contemplare il creatore. E Giobbe fa l'esperienza che Dio gli mostra la sua vicinanza in questo mondo. Ecco, Giobbe sente che Dio gli è vicino nel suo dolore, perché Dio lo invita
a guardarsi intorno, a riconoscersi amato per tutto quello che Dio ha creato con amore. Ecco, il creato, anche per l'uomo che soffre, è una consolazione. Ecco, la contemplazione del creato. Questo è un primo messaggio che ci viene dal libro di Giobbe. Ma ovviamente la riflessione va avanti. E sappiamo che al mistero della sofferenza la risposta più grande e più piena sarà solo in Gesù. Come nell'Antico Testamento, questa domanda era così viva. Dopo il libro di Giobbe abbiamo il libro del Coelet, che è un altro saggio, un altro uomo che si pone di fronte non solo al problema della sofferenza o della malattia, ma anche al senso stesso della vita. Anche le esperienze belle, anche i momenti gioiosi, anche l'amicizia, anche le ricchezze, anche le grandi opere che l'uomo può costruire, finché rimane questo problema della morte, non giovano all'uomo. Dice Giobbe, dice Coelet, tutto è vanità, cioè tutto quello che l'uomo può fare è come una ruota che gira, è come, dice Coelet, come il vento che ritorna sempre sui suoi giri, o le acque che continuano a portare verso il mare, eppure il mare non è mai sazio. E il sole sorge, poi tramonta, anela il suo luogo e poi da lì rinasce, come una ruota che gira continuamente e che l'uomo non riesce a coglierne il senso. Ecco, porsi questa domanda anche sulle esperienze belle. Coelet dice di aver fatto tutte le esperienze più belle della vita, anche di aver allietato la sua vita con il divertimento, con il vino, con gli amori, la passione. Tutto questo ha soltanto acuito il suo dolore. E dice anche di aver fatto uso dei beni del creato. Tutto quello che Dio mi ha concesso, dice, io ne ho goduto. Ma a un certo punto anche questo, dice, anche questo è vanità. Perché? Perché rimane una domanda aperta. Ecco, la morte che inghiotte tutto. E allora che senso ha? Dice, anche tutto quello che ho costruito, quello che ho accumulato, lo lascerò a qualcun altro che poi lo disperderà. E allora anche questo è vanità. E dice a un certo punto, anche essere saggi è vano, tanta fatica per capire, per conoscere, ma poi rischia anche questo di essere vanità, ecco, di non lasciare nulla. Allora, Coelet non è ateo, è un credente e dice che Dio è giusto e che bisogna osservare i suoi comandamenti, ma qualcosa gli sfugge, perché vede che la realtà attualmente nella vita umana non fa giustizia. Ecco, ci sono diverse domande aperte in questi libri sapienziali, ma è importante che noi ci scontriamo con questi libri, che le ascoltiamo e le facciamo nostre, perché altrimenti non comprendiamo quanto è grande la risposta che Dio ha dato in Gesù. È importante fare tutto questo percorso dei libri sapienziali per capire quanto è profonda la domanda dell'uomo sul senso della vita, del dolore, anche della gioia, della ricchezza, del piacere, e che tutto questo rischia di essere vanificato dalla morte, se non c'è una risposta alla morte. Ecco, i saggi di Israele si ponevano di fronte a queste domande esistenziali, filosofiche. Ecco, la Bibbia testimonia questa ricerca dell'uomo. È davvero importante. Non c'è solo la filosofia greca o ecco la storia che noi conosciamo,
c'è una storia della salvezza e della rivelazione. Dio si è rivelato attraverso la riflessione di questi uomini, di queste donne, che hanno cercato delle risposte alla loro vita. C'è una risposta molto bella che i libri sapienziali ci offrono e che vi voglio presentare questa sera. È una prima risposta, ma è veramente bella, è quella del Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici sembra voler rispondere in un certo senso al Qohelet, perché dice che forte come la morte è l'amore. Ecco, c'è qualcosa che si erge, che si staglia su questo mistero della morte e lo fronteggia, è l'esperienza dell'amore. E il Cantico dei Cantici testimonia questa esperienza di un amore vissuto nel pieno coinvolgimento del creato. Il Cantico dei Cantici è un poema, diciamo, d'amore che per certi versi è anche simile ad altri testi dell'antichità, ma che ha una particolarità. È un testo ispirato, è un testo che, senza parlare esplicitamente di Dio, però Dio è presente nell'amore umano, tra quest'uomo e questa donna, questi due giovani che sono immersi nel creato, nella natura. E la cosa molto forte, molto bella di questo libro è che il creato partecipa di questa esperienza di amore. L'uomo e la donna continuamente fanno riferimento ai fiori, ai frutti, alle piante, alla primavera che sboccia, agli animali, si descrivono l'uno il corpo dell'altra prendendo le immagini della natura. Ve ne cito qualcuna, forse penso che un po' questo libro lo conosciamo, almeno anche se non si, devo dire che non si sente tanto nella liturgia, se non nei matrimoni. E, per esempio, c'è l'immagine della vigna che indica il corpo femminile. L'amato è paragonato a un capriolo che balza tra i monti. E, la donna è identificata come una colomba. Ci sono i frutti, i colori dei fiori, c'è la primavera, ci sono tutte le piante più importanti della terra di Israele, della Palestina, sono citate in questo libro, con i fiori e tutto il resto. Allora, che cosa ci dice? Qual è il messaggio? Che il Cantico dei Cantici ci dice che l'uomo e la donna, nell'esperienza dell'amore, recuperano quell'armonia, quell'equilibrio, quella reciprocità perfetta che c'era nel giardino dell'Eden. Dopo il peccato Dio aveva detto l'uomo ti dominerà, aveva detto alla donna, verso tuo marito sarà il tuo istinto ma l'uomo ti dominerà. E invece nel Cantico dei Cantici si dice: il mio amato è mio ed io sono sua, un'appartenenza reciproca, una perfetta simmetria, in tanti punti emerge proprio questa parità. Ecco, l'amore, l'esperienza proprio dell'amore umano vissuto nella pienezza riporta l'uomo e la donna ad una condizione di libertà, si riconosce l'uno appartenente all'altra. E il creato fa da cornice perfetta a questo incontro. Vado un po' avanti, c'è un altro libro che segue un po' questa linea, almeno in alcuni punti, il libro del Siracide. Il libro del Siracide contiene tante pagine, affronta tante tematiche sapienziali, il rapporto con gli amici, il rapporto con le donne, il rapporto con le ricchezze, il rapporto con il potere, tutte queste cose. A un certo punto c'è un inno
una, potremmo dire, una pagina molto poetica, molto bella, in cui parla la sapienza. L'autore di questo inno è la sapienza stessa. E lei si presenta, parla agli uomini e parla di sé come una pianta, come un cedro. Io sono come un cedro del Libano, come un olivo, come un platano. Ecco, si identifica con un albero rigoglioso e dice che perché poi l'albero esprime un legame tra il cielo e la terra. Le radici affondano nella terra, ma i rami si muovono nel cielo. E la sapienza dice di sé proprio questa: ho affondato le mie radici nella terra di Israele e ho esteso fino al mare i miei rami. Ecco, a dire questo, che Dio ha dato a questo popolo una sapienza che ha posto in esso le radici e si è diffusa intorno, tutto intorno, come davvero un albero, come una vigna rigogliosa e cresciuta. E poi la sapienza, che si identifica con questa vigna, dice a tutti: venite a me, mangiate i miei frutti. Ecco, la sapienza si identifica con un elemento del creato, pur non essendo una creatura la sapienza, perché è prima di tutte le cose. Nel libro dei Proverbi si parla proprio dell'origine della sapienza e dice: prima di tutte le cose Dio mi ha generata. Quindi la sapienza è in tutte le cose come origine. Ecco. Eppure si identifica con alcuni elementi del creato. E questo ci dice una cosa molto bella, che il creato è adatto a parlarci della sapienza di Dio. Ecco, la sapienza appare come qualcosa di vivo, qualcosa che chiama gli uomini, dice: venite a me, mangiate i miei frutti. Vorrei a questo punto leggervi un passo che davvero ci può stupire per la sua grande attualità. Nel libro dei Proverbi, a un certo punto, c'è un altro testo molto bello, molto importante, che lo citavo prima, quando la sapienza parla di sé. E dice: io sono dall'origine del mondo, Dio mi ha generata prima di tutte le creature. Siamo al capitolo 8 del libro dei Proverbi. 8, 22, 31. A un certo punto dice la sapienza: ora figli, ascoltatemi. Beati quelli che seguono le mie vie. Ascoltate la mia esortazione, siate saggi. Beato l'uomo che mi ascolta. Infatti, chi trova me trova la vita e ottiene favore dal Signore. Ma chi pecca contro di me danneggia se stesso. Quanti mi odiano amano la morte. Allora, chi cerca la sapienza, chi la ottiene, ama la vita. La sapienza è utile per la vita. Ma chi rifiuta la sapienza distrugge se stesso. Sempre nel libro dei Proverbi, proprio continuando questo discorso, a un certo punto dice che dice che lei ha chiamato tutti, ha invitato tutti, ma molti l'hanno rifiutata. E dice: voi avete trascurato i miei consigli, non avete voluto udire i miei insegnamenti, allora anch'io mi farò beffe della vostra miseria. Mi chiameranno e io non risponderò, mi cercheranno e non mi troveranno. Essi detestavano il sapere, non amavano il timore del Signore, disprezzavano i miei insegnamenti, mangeranno quindi il frutto della loro condotta, si sazieranno dei loro consigli. Ecco, coloro che
non ascoltano questa voce del Signore, sono in qualche modo abbandonati a se stessi, ai propri consigli, ed è una strada che porta all'autodistruzione. Ecco, tante volte Papa Francesco fa riferimento a questo discorso, a questo concetto, no? Mi viene in mente quella frase che lui dice spesso, Dio perdona sempre, l'uomo perdona ogni tanto, la natura non perdona mai, no? Ecco, ascoltare la sapienza significa anche cercare di riconoscere la natura come parte davvero di questo messaggio di Dio per l'uomo, e rifiutare, non ascoltare, non voler contemplare la bellezza della natura e rispettarla significa davvero chiudersi in se stessi e condannarsi anche all'autodistruzione. Nell'ultima parte, prima ecco, accennavo anche al libro della Sapienza, c'è un altro testo molto bello sul creato che forse già conosciamo perché si legge anche spesso nella liturgia, dove dice questo, che Dio è amante di tutte le cose, le ha create per amore e sono tutte un segno della sua grandezza. E dalla bellezza delle cose create, per analogia, si usa proprio questo termine, si può conoscere la grandezza del loro autore. Ecco, c'è questo passaggio che l'uomo può fare, l'analogia, guardando la bellezza del creato, si può leggere vedere la bellezza del Creatore. Voglio leggervi proprio questo passaggio che davvero è molto bello. Parlando ecco, delle religioni antiche in cui si contemplavano gli idoli, anzi si consideravano sacre le forze della natura, anche alcuni elementi della natura, dice il libro della Sapienza, sono vani questi ragionamenti, perché esaminando queste opere gli uomini non riconobbero l'artefice, ma il fuoco, il vento o l'aria o la volta stellata o le luci del cielo, essi consideravano come dei, reggitori del mondo. Se affascinati dalla loro bellezza li hanno presi per dei, pensino quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza. Libro della Sapienza, capitolo 13. Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energie, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. Un ultimo riferimento voglio farlo solo al libro della Sapienza e poi concludo proprio. Nella storia del popolo di Israele tante volte ci sono delle manifestazioni forti proprio del creato, no? Pensando anche per esempio al Monte Sinai, quando Dio ha dato la sua legge, c'era un forte terremoto, lampi, fuoco e fiamme, no? Una teofania, una manifestazione di Dio attraverso la natura. Oppure pensando quando si apre il Mar Rosso, il passaggio degli ebrei in fuga dagli egiziani. A un certo punto si dice questo, che gli stessi elementi creati da Dio per il suo popolo sono stati strumento di salvezza, mentre per i nemici del popolo sono stati strumento di morte. Allora, ovviamente va interpretato bene questo testo, ma dice una cosa molto importante, che noi dobbiamo coglierne il senso anche alla luce del messaggio di Cristo, della Pasqua. Quando noi celebriamo il battesimo, quando noi facciamo i sacramenti, insomma, noi usiamo gli elementi del creato, l'acqua, il vino, il pane, l'olio e
tutto questo. Allora, per noi, gli elementi del creato, Dio li usa come strumenti per darci la salvezza. Ecco, c'è anche questo significato nel creato. C'è anche questa importanza. Dio non ci salva se non attraverso la materia che Lui ha creato. Attraverso questi segni Dio ci dà la sua grazia. Il creato partecipa di questa opera redentrice di Cristo su di noi. Abbiamo visto, no? Che il creato in qualche modo soffre insieme a noi. La morte non è soltanto qualcosa che incombe sull'essere umano, ma su tutte le creature, e allo stesso tempo però il creato Dio lo usa come strumento per darci la salvezza, per darci la sua grazia. Ecco, questo fa parte proprio anche della logica dell'incarnazione. Dio è davvero in Gesù, si fa parte del creato e usa gli elementi del creato. Nell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si c'è un paragrafo dedicato proprio a questo, ma poi lo vedremo in un altro incontro. Ecco, concludo così. Davvero c'è tanta ricchezza nella Bibbia, in questa parte dei libri sapienziali. Forse possono davvero aiutarci a recuperare quelle convinzioni di fede con cui noi guardiamo al creato. E hanno, in fondo, la Bibbia ci aiuta un po' a guarire la nostra cecità. È il libro che Dio ha scritto per ricordarci ciò che è scritto nel cuore, come diceva Sant'Agostino, no? Quindi leggere questi testi, anche se noi magari queste cose le sappiamo, perché la Chiesa, insomma, in tanti modi ce le dice, ma ritroviamo la fonte. Ecco, la Bibbia è la fonte della rivelazione cristiana. Allora andiamo a queste fonti, riprendiamo in mano questi testi, li ho citati anche, anche i versetti, i capitoli, un po' li ho citati. Poi vorrei anche fornire un po' di materiale proprio su questi brani, magari lo invio a tutti coloro che sono iscritti, mandiamo qualche riflessione proprio su questi testi biblici che ci aiutano a ritrovare un po' le sorgenti, le fonti della riflessione cristiana sul creato. E, ecco, davvero può essere utile anche innanzitutto per la nostra formazione, per conoscere un po' meglio anche la Bibbia e anche per trasmetterli ad altri. Sono testi che possono leggere tutti, non richiedono chissà quali competenze, abbiamo visto, no? Sono messaggi anche molto, molto diretti e che ci fanno anche bene, perché poi sono testi anche molto belli, poetici, ci parlano della natura, no? Ci parlano delle bellezze del creato e ci danno dei messaggi teologici. Dei messaggi teologici ci preparano anche a comprendere di più, come tutto l'Antico Testamento ci impara, ci prepara a comprendere il peso di quello che Gesù ha fatto, della risposta che Gesù è. Gesù è anche in questo senso è la risposta che Dio dà all'attesa messianica, quella vera. Ecco, allora scaviamo anche nell'Antico Testamento per fare nostre queste domande. Interroghiamoci come si sono interrogati i saggi, come hanno cercato la sapienza i saggi, come hanno contemplato il mondo i saggi, come hanno trasmesso agli altri questa ricerca, questa sete, e anche le risposte parziali che hanno trovato nell'amore,
nel godere con equilibrio delle cose buone che Dio ci dona, il Qohelet, nell'ascoltare la voce della sapienza, nell'ascoltare la voce di Dio che continua a parlare anche oggi nelle nostre esperienze di vita quotidiane. Io mi fermo qui e come al solito possiamo anche dare un po' di spazio. Se qualcuno vuole chiedere un approfondimento, vuole condividere una riflessione che è nata da questi spunti che ha proposto Don Emanuele, come l'altra volta, c'è la possibilità di intervenire. Direi subito una serie di suggestioni che mi sono, che il discorso di Don Emanuele ha suscitato. Innanzitutto questo interrogativo, la sapienza da dove si estrae, no? Forse questo è un interrogativo che noi pensiamo di avere già la sapienza, perché abbiamo seguito un percorso di catechismo, perché siamo catechisti, perché siamo insegnanti e magari abbiamo fatto degli studi teologici, ma forse la sapienza è altro, dalla dimensione puramente cognitiva e dalla conoscenza. Quindi questo è un interrogativo, secondo me, che questa sera ci dovremmo portare con noi. E una sapienza che costantemente dobbiamo ricercare per poter essere poi questi testimoni nei confronti dei ragazzi che ci sono affidati nella scuola, nel catechismo, testimoni nel posto di lavoro, eccetera. Perché a volte forse c'è il rischio proprio di ma queste cose già le conosciamo, no? Questa è una prima riflessione che mi suggeriva la meditazione, insomma, di Don Emanuele, perché non credo che noi riusciremo mai poi a raggiungere quel vertice che ha raggiunto Giobbe. Ti conoscevo per sentito dire, ora ti conosco veramente, no? In profondità. Questa è un'esperienza, è un cammino di tutta una vita. E quindi noi dovremmo sentirci sempre in questo cammino, anche se siamo adulti, anche se siamo persone con una responsabilità, ma siamo sempre in questo cammino. La seconda suggestione è una deviazione mia professionale, perché questa mattina con i miei alunni ho riletto La leggenda del grande inquisitore di Dostoevskij, dove c'è questa ricerca, dove insomma, c'è questo discorso del nichilista e il prigioniero che rappresenta Cristo che non parla, e io con, insomma, il vertice di questa di questo dialogo è il bacio che Gesù dà al grande inquisitore. Allora, dicevo con i miei alunni, questa ricerca di senso, che è una ricerca che ci deve attraversare nella vita, mentre spesso ci lasciamo trascinare dagli idoli che oggi non sono quelli di un tempo, ma ci sono, no? E quindi consegniamo la nostra libertà ad altri e non ce ne rendiamo conto. Quindi era questo discorso della ricerca del senso che mi ha suscitato la lezione proprio di questa mattina, il ricordo della lezione di questa mattina. E un'ultima cosa, e questa forse potrebbe essere più una domanda, forse come cultura cristiana noi abbiamo in qualche modo abbandonato questa dimensione della relazione con il creato, forse perché siamo gli eredi di quella cultura molto razionalista della filosofia greca, no? C'è stato tutto questo razionalismo che
ha un po' plagiato il nostro modo anche di approcciarci alla scrittura e alla fede. O forse perché ci siamo rifugiati su, ma queste sono metafore e quindi non hanno un significato, insomma, sono solo delle immagini, e quindi abbiamo tralasciato questa dimensione di un'apertura alla relazione con il creato come un creato che è carezza di Dio. Sì. Molto bella, sì, questa immagine che ci hai proposto, no? da parte del Papa. Forse c'è da recuperare, no? nella nostra dimensione di fede, questa dimensione di comunione con il creato. Sì. Non so se... Mi fai pensare anche al discorso che tante volte finisce per essere un rapporto utilitaristico con il creato, piuttosto che un rapporto contemplativo, anche aperto alla gratuità, no? La nostra, diciamo, tradizione anche filosofica, che si è sviluppata in Occidente, ha portato poi il razionalismo, cioè, ad un rapporto utilitaristico con il creato, per cui l'uomo usa, ma non comprende il senso. È bravo nel trasformare le cose, nel costruire, nel trasformare le cose che usa, ma non ne comprende il fine. E questo errore, questo atteggiamento può essere corretto con uno sguardo più contemplativo, quindi anche secondo me coltivando anche con i giovani, i ragazzi, insomma, delle esperienze che hanno un altro senso, per cui vivere nella gratuità, fare delle esperienze nel creato in cui riconosciamo la gratuità dei doni che Dio ci ha fatto e li rispettiamo. Cioè, quando noi usiamo del creato, ne abusiamo, è perché non ci accorgiamo che è un dono, è un oggetto, è qualcosa che io devo dominare, no? E di cui io sono padrone, ma io non sono il padrone, no? Io sono, come diceva San Francesco, fratello e sorella. Abbiamo questa comune eredità. La terra ci è data e ci permette di vivere questa esperienza della fraternità, cioè l'esperienza della fraternità ci aiuta a superare una visione utilitaristica. E forse, ecco, dobbiamo pensare a come fare per recuperare questo atteggiamento, no? della fraternità con il creato, no? Penso che anche ci può aiutare, quando è possibile, ecco, anche stare con i giovani, stare anche in famiglia, no? In famiglia, fare dei momenti. Qui abbiamo tanti paesaggi veramente da valorizzare, e forse che non sappiamo ancora valorizzare, però questo ci aiuterebbe, no? Stare anche noi, ecco, immersi nel creato e godere con gratuità di quello che Dio ci dona. Bene, qualcuno vuole intervenire, vuole aggiungere? Io voglio chiedere una cosa. All'inizio lei ha elencato tutti i sapienziali che aveva anche detto dei salmi, proprio nella spiegazione non ha citato nulla sui salmi. Sì. Proprio stamattina, mentre preparavo l'incontro di catechismo per di domani, mi sono imbattuta nel Salmo 8. Sì. E se guardo la luna, il cielo e le stelle che tu hai creato, che cos'è l'uomo, perché te ne ricordi? E anche questo, certo, mi fa pensare, sì, sì, sì. Si ricollega a tutto quello, assolutamente, che appena spiegato. Sì. Infatti io non ho parlato per niente dei salmi, perché sul libro dei salmi faremo proprio un incontro dove leggeremo alcuni salmi di questo tipo. Salmo 8, ma anche il Salmo, per esempio adesso mi viene in mente il 148, che è l'invito che fa il salmista a tutto il creato a lodare il Signore, no?
Questo salmo proprio invita il sole, la luna, le stelle, il cielo, le piante, gli alberi a lodare il Signore, no? E ritorna il discorso della voce che ha il creato. Papa Francesco dice tante volte che il creato esprime una lode silenziosa al creatore con la sua stessa esistenza, e dice a un certo punto che ogni specie che si estingue a causa dell'uomo, a causa del, è qualcosa che viene a mancare a questa lode cosmica. Il creato loda il creatore con la sua stessa esistenza. Ecco. Sì, poi ne parleremo approfonditamente di Salmo. Sì, sì. Davide. Una suggestione e una domanda. Dal tuo intervento e anche da quello che diceva prima Franca a proposito di questo rapporto all'interno dei libri sapienziali, mi sembra di aver capito che quindi la sapienza si acquista non quando si sa parlare di Dio, ma quando si sa parlare con Dio. Questo lo fa Giobbe, lo fa Coelet, lo fa anche il Cantico dei Cantici. E la seconda cosa invece è una domanda: come gli scritti, i libri sapienziali possono aiutarci oggi a capire, soprattutto in questa pandemia, che Dio cammina con noi nella pandemia? Perché spesso nella nostra cultura cattolica sembrerebbe più che Dio ci voglia punire attraverso la pandemia, attraverso il creato e attraverso tutto quello che accade, mentre Dio è presente nel creato. Quindi come questi scritti ci possono aiutare a recuperare questo aspetto? Grazie. Grazie della domanda e della suggestione. La suggestione è proprio, ecco, dice il libro dei Proverbi all'inizio: la sapienza è nel timore del Signore, cioè è nella relazione con il Signore la sapienza, cioè non in una conoscenza tecnica, non nel saper dominare le cose, maneggiarle, trasformarle, ma la sapienza risiede nel giusto atteggiamento con Dio. Dipende da questo la sapienza, ok? Quindi Giobbe, i saggi avevano chiaro questo, è un ritornello che ritorna dappertutto: principio della sapienza è il timore del Signore. Ecco, allora questo rimane per noi, perché c'è la preghiera che fa Salomone nel libro della Sapienza, anche se non è proprio di Salomone, ma è il re che chiede a Dio la sapienza per governare, perché dice: io sono un uomo debole, di vita breve, come posso conoscere, come posso governare questo popolo così grande? E dice: implorai, chiesi a Dio la sapienza. Ecco, nel timore, cioè nel riconoscere la propria piccolezza e la grandezza di Dio, e nell'invocazione risiede la sapienza. L'umiltà è già sapienza, il riconoscersi in questa condizione così. E poi il discorso della pandemia: i saggi direbbero, nella pandemia il Signore ci sta parlando, dobbiamo capire che cosa ci sta dicendo, perché Lui ci parla in tutte le cose. Allora, stiamo ascoltando questa voce di Dio oggi nella pandemia? Questa è la domanda. Che cosa ci dice? Questo, ma il Papa e i Vescovi alla Chiesa ce lo stanno ripetendo. Non dicono: Dio ha mandato la pandemia per... No, non sia mai. Ma Dio nella pandemia ci parla. E noi ascoltiamo quello che attraverso la pandemia Dio ci sta dicendo? Ok. Allora, tante cose. Dio, io penso che nella fede dobbiamo riconoscere che il Signore ci sta dicendo tante cose con questa pandemia, ma proprio tante. Primo, una diagnosi, che siamo davvero divisi su tutto, perché la pandemia ha rivelato, ha scoperchiato le grandi divisioni all'interno dell'umanità, tra le nazioni, tanti egoismi che erano neanche tanto nascosti, sono esplosi questi egoismi. Anche nella Chiesa, ma anche nelle famiglie,
anche tra amici ci si divide su come affrontare il discorso dei vaccini, di qualunque altra cosa, la pandemia è diventato un motivo in più, e che motivo, per litigare, accusarsi, odiarsi. Doveva essere tutto il contrario. Dio ci voleva dire il contrario di questo. Che siamo, quello che diceva Papa Francesco, che solo insieme, e solo quando capiremo che dobbiamo stare insieme, allora finirà la pandemia. Perché solo così ne usciamo. Allora, vogliamo ascoltare questo messaggio silenzioso che Dio ci sta dando anche nella pandemia? È un'occasione, è veramente un'occasione per avvicinarci, per mostrare un atteggiamento di comprensione e per prenderci cura l'uno dell'altro. È un'occasione per amare di più, non per odiare di più. E che occasione! Ecco, allora, questo per noi cristiani, cioè, se abbiamo la fede che ci aiuta a comprendere un po' il senso della vita, dovremmo averlo capito e dovremmo iniziare a farlo. Ma ci sono tanti che lo fanno, che lo hanno capito sicuramente. Non è una... però è una constatazione. Ecco, che dobbiamo almeno rimboccarci le maniche. E il tempo non è da sprecare. Sì. Mi è venuta in mente un'altra cosa che ha detto Papa Francesco a proposito del rapporto con l'uomo, con il creato, quando ha detto che l'uomo non può essere sano in un creato. Certo, certo. Quindi questa cosa ci fa ricollegare anche sulle carenze di Dio che noi stiamo vedendo, anzi siamo dei predatori di fronte a quello, e questo è il boomerang. Quindi è un messaggio anche di cattiva interazione con il creato. Si ricollega quello che diceva Papa Francesco, riguarda proprio la relazione tra l'uomo e il creato, dicendo no, l'uomo, noi ci illudevamo di poter rimanere sani in un mondo malato. L'uomo non è fuori dal mondo. Se si ammala il mondo, si ammala l'uomo prima o poi, ed è avvenuto questo, e avviene in mille modi, non solo la pandemia, insomma. Però ecco, e dice anche Papa Francesco in diversi discorsi, lo dice anche nel Laudato Si, dice che le conseguenze di questo sfruttamento delle risorse le pagano i più poveri per primi, e poi via via le paghiamo tutti. Via via arriveremo a pagarle due, è così, no? Allora anche questo, grazie, questo è un altro messaggio che ci dà il Signore in questo tempo, è un messaggio. E anche le grandi iniziative, quelle più o meno autentiche, sulla salvaguardia, insomma, anche sulla prevenzione del cambiamento climatico, tutto quello che... Ecco, dovrebbe andare in quella direzione, no? Lo sfruttamento di alcune risorse, di alcune in particolare, produce oltre all'inquinamento, il surriscaldamento del pianeta, no? Allora, lo abbiamo capito, qualcuno lo nega ancora, ma dobbiamo cambiare direzione. Dobbiamo cambiare direzione, no? Passare dall'utilitarismo, dal possedere, dal maneggiare, consumare, al consumismo, all'accumulare. Quello è il difetto dell'essere umano, certo. Quello che si diceva in un'altra trasmissione, quello che ci distingue dagli animali, sì. Che l'uomo accumula, e questo accumulare che corrispetta, il pianeta, l'atteggiamento della gratuità. Sempre quello che ritorna come cura, la cura è la gratuità e la condivisione.
bene, forse anche allora, sì, concludiamo. Ci salutiamo, ricordo agli insegnanti di religione di la firma nel foglio che è in fondo sul tavolo. Domani c'è l'incontro, l'open day per il Museo di Ortona, il Museo Diocesano, per conoscere un pochino di più da vicino la ricchezza del nostro patrimonio culturale, religioso, e per questo, diciamo, questa chiesa in uscita, perché ci sia anche una conoscenza della cultura che ci appartiene. E poi gli incontri, ci sarà un altro open day, vi manderemo la data per il museo di Lanciano, mentre il nostro prossimo incontro sarà tra 15 giorni. Sarà questa volta martedì, il giorno, adesso non ricordo, il 30 novembre, martedì 30 novembre. E ricordiamo quelle date che hai dato all'inizio, sì, il primo dicembre a qui a San Tommaso alle 18 ci sarà la messa in suffragio del signor Luigi, il papà del vescovo, e il 2 dicembre sarà a Lanciano nella cattedrale, sempre alle ore 18. Il vescovo recupererà anche la lezione divina che non ha potuto tenere l'altro ieri, la recupererà il 1 dicembre alle 21. Sì, grazie a tutti, grazie. Voi dell'ascolto, buona serata, buongiorno. Grazie anche a te.